Suggestivo e ricco di significato il Giovedì Santo a Lanciano, oltre a svolgersi i tradizionali sepolcri, nella notte a partire dalle 22 c'è la fiaccolata degli incappucciati dell'arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri. Quest'anno, dinanzi alla chiesa di Santa Chiara, da dove si muove il corteo, il priore Raffaele Sabella ha acceso un braciere con una candela presa dal candelabro di fronte al Santo Sepolcro, un gesto simbolico di condivisione della speranza e del dolore. Su quello stesso braciere sono state accese tutte le torce. Le luci si spengono ed i vicoli del centro storico si illuminano al passaggio delle fiaccole dei confratelli che camminano con volto coperto, rito caratteristico al quale i lancianesi sono molto legati. Struggenti le note del Miserere eseguito dall'orchestra di fiati Pietro Marinco, la città di Lanciano. La figura simbolo della processione è quella del Cireneo, un confratello che viene scelto dal priore poco prima della processione. La sua identità resterà sconosciuta. Lui farà tutto il percorso con la pesante croce sulle spalle senza mai poggiarla a terra ed a piedi nudi, anticipato dal suono caratteristico della raganella. A metà percorso c'è stata la sosta in piazza Plebiscito dinanzi alla cattedrale, dove sono stati eseguiti due brani di Masciangelo, Miserere Grande e Christus Factus Est, eseguiti dalla corale e orchestra dell'Arciconfraternita e coro della Scuola Cantorum Pacini di Atri. Emozioni tante, come la gente che ha affollato tutto il percorso, dove la musica dei fiati si alternava a silenzi profondi. La processione, dopo aver fatto il giro del centro storico, nell'ultimo passaggio dinanzi alla cattedrale, si è fermata per un saluto alla Vergine, alla quale è dedicata la chiesa. Poi ha proseguito il suo cammino e da notte fonda ha fatto rientro in chiesa. Sono entrati i confratelli, i simboli della passione e lui, il Cireneo con la croce sulle spalle. In lui, nella sua penitenza, ci ritroviamo tutti in un momento di dolore, condivisione e soprattutto speranza.